Pier Giorgio Ferretti è stato confermato sindaco del comune di Atri, dove per la prima volta nella storia sono state solamente due le liste proposte. Ferretti, della lista di centrodestra Noi con voi per Atri, ha dovuto infatti fronteggiare Alleanza Civica di centrosinistra, capeggiata dal candidato sindaco Alfonso Prosperi, in una battaglia giocata punto a punto. Ferretti l'ha spuntata per 21 voti. Attendiamolo un attimo, perché è proprio di poco e quindi lo auspichiamo naturalmente. Sapevamo che questa volta era molto molto difficile, perché insomma la campagna elettorale è finita, si erano riuniti tutti insieme. Il centrodestra non ha perso voti, siamo sempre a quota 3.000, invece quelli che l'altra volta avevano collezionato 3.007 insomma si sono fermati a poco meno naturalmente di 3.000. Che continuerò naturalmente ad essere il sindaco di tutti e che li soddisferemo e cercheremo di fare tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e quindi per la crescita e il primato della nostra città. E al mio rivale al momento non mi ha ancora chiamato, penso lo faccia, perché è una persona di grandi qualità, una persona civile, e che dire, spero che facciano un'opposizione costruttiva. I cittadini atriani dunque hanno scelto la linea della continuità, ritenendo sufficiente e meritevole di una seconda chance il lavoro portato avanti da 5 anni. L'affluenza definitiva è stata del 64,02%, in calo rispetto al 67,86% di 5 anni fa. Il primo atto naturalmente è quello di proseguire. Ora ne abbiamo diverse di soluzioni da sistemare, insomma noi abbiamo tutta una serie di cose in bilico, ecco, dobbiamo ora proseguire innanzitutto celermente con il mercato coperto. La città ce lo chiede, la gente ce lo chiede, l'esigenza è tanta e i tempi sono stretti.